continua il suo tour. Quest'oggi ci troviamo a San Gregorio Armeno, ovviamente per ascoltare sempre i vostri pareri, perché voi siete i protagonisti. A te, Lino. E con il consueto appuntamento con Forza Napoli on the road, ci troviamo in questo momento fuori allo Stadio San Paolo dopo la sconfitta del Napoli 2-1 col Bologna. Effettivamente brutta partita del Napoli, anche se c'era un po' di voglia da parte dei calciatori. In realtà dovremmo vedere i tifosi come la pensano, stanno uscendo. Un attimino, venite con me. Come ha visto il Napoli? Come ha visto? Un'opinione al volo. Mollo e il Bologna ancora più mollo. Però voglio dire una cosa, il signor Conte dà motivazioni, il signor Inzaghi dà motivazioni, ma Ancelotti, mi domando, le danno motivazioni ai giocatori? Quindi secondo lei Ancelotti? Secondo me. Non so, è il colpevole. Io penso che comunque ci sono ancora delle persone fuori loro, giocano ancora persone fuori loro. La soluzione quale potrebbe essere? Non sono un tecnico. Sono semplicemente un tifoso. E quindi è molto difficile. Sempre e solo forza? Napoli! Questo Napoli ci sta ancora facendo del male, va bene? Caro De Laurentiis, va bene? Non facciamo l'imprenditore. Se tu hai detto che tu sei di Torre del Greco, Torre Annunziata, non so preciso adesso, e ti senti napoletano, vedi su coloro come vuoi portare. Perché se fai l'imprenditore, un chiamo né a destra e non a sinistra. Quindi, perché i giocatori, danno qua vicino al pallone, costano un cuffio nei sordi, va bene? E qua la gente non possono mangiare, va bene? Fanno delle cose brutte per affrontare la giornata. Anche questo è un tema che si dovrebbe modificare. A questi belli giocatori che vengono pagati di questa cifra, di questa cosa, che poi non danno manco valore a quello che prendono, giusto? Voi non vedete un attaccamento alla maglia? Sì, oggi io sto vedendo solo una cosa, va bene? Noi abbiamo criticato molto il grande che ci ha dato solo soddisfazione per tanti anni. Siamo riusciti a prenderci lo scudetto, va bene? Grazie a Maradona. Poi chi diceva Maradona fa questo, Maradona fa quello. Scusate, ma se non era per Maradona, scudetto, coppa, maglietta, quanto te motivi? Giusto? Quindi grazie a quel grande Ferlaino, che è stato uno che non ha guardato tante cose, non ha fatto il mercenario, ha fatto il presidente. Quindi, grande De Laurentiis, come fa i film? Fa pure un pallone, per piacere. Fai cosa vera. Pigliassi il quadro e falle giocare su campo. Non è costringere che tu bufa molti, bufa chissà. È brutto queste cose qua, perché le cose vanno discusse a tavolino, vengono chiarite e vengono schiarite, ok? Grazie. Sempre forza? Sempre forza Napoli. E come faccio? Coppo il balcone mio. La bandiera tutta azzurra, carrasso mio cile, io mare sta città. Forza Nino D'Angelo e forza Napoli. Ciao Ida. Allora, com'è andata questa partita? Deludente. Cosa vogliamo dire? Ennesima sconfitta. Mi sa che la squadra ormai è, diciamo, è in crisi totale. Sfascio totale. Sfascio totale, sicuramente sì. C'è da fare un forte intervento strutturale alla squadra, secondo me. Secondo te, speranze? Vedi uno spiraglio in questa partita? Siamo napoletani e quindi dobbiamo essere comunque speranzosi, però... Migliore in campo, secondo te? È Koulibaly. Koulibaly. La prestazione di Lorenzo, come l'ha vista? Insigne e dovrebbe essere quello che dovrebbe portare la maglia dei napoletani, ma in campo ha dimostrato diversamente. Grazie. Nome? Luca. Luca, secondo te che cosa è accaduto a questo Napoli? Beh, io penso che la sconfitta con il Bologna è stata una brutta patosta, soprattutto vabbè con Liverpool, perché faccio una congratulazione a Klopp, perché Klopp, diciamo, alcuni vabbè lo etichettano come un tipo abbastanza severo, anche se un po' lo paragono a Allegri della Juventus, però per farla breve, io mi auguro che per il Napoli... Lo dico sempre, non ce l'ho con Ancelotti, vorrei che resta perché è fondamentale per il Napoli. Ma devo dire, la situazione che mette grande tristezza, francamente. Devo dire, non ci aspettavamo questa stagione che il Napoli arrivasse a queste condizioni. Siamo tifosi, continuiamo a seguire la squadra, ma insomma è un'annata che non pensavamo andasse così, francamente.
Serviva un risultato positivo giusto per cercare di cambiare la rotta. Secondo te la soluzione quale potrebbe essere in questo momento? Ma io credo 22 giocatori certamente non si possono cambiare. Io credo che si profili, secondo me, nelle prossime settimane un cambio in panchina. Io credo che non può esserci soluzione alternativa. Diversamente non credo con questi rapporti interni di rottura, giocatori, allenatore, squadra, dirigenza, insomma, mi sembra veramente una confusione di grande confusione e grande caos. Secondo me la soluzione sarà Ancelotti, non credo che ci siano soluzioni diverse. Quindi da consigliere comunale un consiglio a De Laurentiis? È complicato dare consigli a De Laurentiis, anche perché De Laurentiis è uno che ragiona con la sua testa, insomma, ragiona da solo, credo sia complicato dargli consigli, però ripeto, l'unica soluzione credo sia la panchina, non vedo altro. Sempre e solo però? Forza Napoli, sempre e solo, comunque Forza Napoli. Nome? Gennaro. Signor Gennaro, che cosa ne pensa del Napoli? Sempre grande tifoso del Napoli, però sono rimasto deluso. Io quest'anno ci credevo, avendo una buona difesa, comprando anche Manolas, ci credevo. E lo Zon invece secondo lei è stato un flop oppure dobbiamo dargli un po' di tempo? Diamogli il tempo di ambientarsi al ragazzo, ma sicuramente ci avrà tanto da darci. E secondo lei la causa, se c'è una causa, oggi, soprattutto dopo la perdita col Bologna, a chi va attribuita? Secondo me è generale la causa, un po' del presidente, i calciatori tutti. Però la lascia con sempre forza? Sempre forza Napoli, per tutta la vita. Come hai visto il Napoli stasera e qual è la soluzione secondo te per potersi risollevare? Ma la soluzione, se io non credo i giocatori si stiano impegnando fino in fondo, quindi se risolvano i loro problemi, non penso neanche che la colpa sia di Ancelotti, anche se un pochino tatticamente non la vedo chiarissima, però ecco, questo. Dovrebbero ricominciare a giocare come hanno giocato a Liverpool. Ma hai visto un po' di grinta? Sembrava che Napoli avesse grinta, ma sì, non ce la facesse proprio a esprimere. Comunque stasera è andato un po' tutto storto anche, perché poi in vantaggio c'è stato un errore, credo, di Koulibaly più di uno, e che purtroppo, insomma, anche lui mentalmente non è serenissimo. E questo, però stasera non è stata come le altre volte, penso. C'era la possibilità, ci è andato anche un po' male, siamo stati anche un po' sfortunati. Vabbè. Ciao. Nome? Anna. Signora, che mi vuole dire? Forza Napoli. Come hai visto il Napoli oggi? Male, male. Purtroppo tutti fuori ruolo. Io sono un ancelottiano, però non può. Il difensore della nazionale viene messo dall'altra parte e insiste, purtroppo. La speranza per i tifosi quale potrebbe essere in questo momento? Superare il turno di Champions, aspettare poi il Natale. Oggi è inutile sostituire. Migliore in campo secondo te oggi? Secondo me, guarda, nel piccolo è stato Lozano e basta. Lozano. Si salva solo lui. Lozano, vabbè. Ma secondo voi, io mi rivolgo a voi, siete anche voi in silenzio stampa? Sono anche loro in silenzio stampa. Mi volete dire il vostro nome? Salvatore. Signor Salvatore, che cosa è successo a Napoli? Cosa è successo? Non lo sa nessuno cosa è successo. Qualcosa, come si dice, parte dal capo famiglia, dal presidente, dalla squadra e dall'allenatore. Convinto che i panni sparchi se lavano in famiglia, però come al solito a Napoli succede sempre un casino, non si sa mai la colpa di chi è, però sono convinto che se ci siamo tutti insieme, anche noi tifosi, si può ancora continuare a fare un buon campionato. Mi dispiace per Ancelotti, perché non immaginavo che era così fragile come allenatore, vedendo che ha vinto tanto dappertutto, mi pensavo che venendo a Napoli portava un gran fiore di giocatori, invece non è stata così. Però poi i giocatori sono buoni, bisogna solo imboccarci le mani e andare avanti. Però se si deve andare a ritiro, si deve ritiro. Non comandano i giocatori. Diciamo che non si è capito in realtà cosa è accaduto tempo addietro quando dovevano andare a ritiro, non sono andati. Sono qui pro quo. Si dicono tante cose. L'importante è che i giocatori, quello che comandano i presidenti, perché alla fine lui paga i giocatori, non li paghiamo noi. Noi siamo i tifosi, però ci dispiace più assai noi tifosi che a loro giocatori, come vedo. Sembra questo. No, perché dopo la partita, come vedo, chi va a mangiare qua e chi va a mangiare là, è l'unico che non mangia sono chi. Il fegato amaro se lo fanno i tifosi. Comunque sempre forza Napoli, né bene né male, questo è Napoli. Allora, come hai visto il Napoli oggi? Diciamo. Ti è piaciuto qualcosa, qualcosino? Migliore in campo, dai, il migliore in campo? Llorente. Llorente. Sempre e solo forza? Napoli. Nome? Ciao, sono Ivan. Ivan, secondo te che è accaduto al Napoli? È un calo di forze, la squadra che non parla, non riesce a,
a collaudare il gioco, ma questa è la base, sta della cattiva gestione del mercato di De Laurentiis, che non ha comprato i nomi giusti. E secondo te invece Ancelotti, che era entrato qui con tutti i buoni propositi e poi si è trovato a non avere nessun calciatore su cui contare? Sì. Ancelotti, diciamo, ne pagherà le pene, però penso che non ha tutte le colpe di tutta questa storia, purtroppo. Noi paghiamo noi tifosi che ci mettiamo il cuore a pestare il Napoli, ma poi ci rimaniamo male. Non dovevamo perdere ieri contro il Bologna. Assolutamente, assolutamente no. E speriamo nella seconda stagione, seconda ripartenza a gennaio. Migliore di questa sicuramente. Io ti ringrazio con sempre forza. Napoli. Come hai visto il Napoli oggi? È vergognoso. Vergognoso a livello quello che sta succedendo tra gli arbitri, il VAR, non si capisce niente. Ci hanno annullato adesso un gol di Llorente. Dallo stadio sembrava regolarissimo. Comunque una squadra che mentalmente non c'è. Non so cosa possa succedere in questo Napoli, ma veramente stasera una decisione importante il presidente la deve prendere. Non si può andare più. I miei bambini, la prima partita del Napoli che hanno visto allo stadio, sinceramente, se iniziano così, veramente, veramente triste. Io mi auguro che ci sia una scossa e una forte ripresa. In questo momento dobbiamo far sfogare un tifoso che è molto arrabbiato. Nome? Abbastanza, mi chiamo Luciano. Luciano, dici tutto quello che vuoi tu sul Napoli. Secondo me il presidente ha rotto il giocattolo, dà fastidio ai giocatori, dà fastidio all'allenatore, dà fastidio allo staff, deve vendere, ci deve far stare quello. Napoli appartiene a tutta la città, non è sua, non è di sua, è la sua proprietà solo legalmente, emotivamente appartiene a noi. A noi che andiamo allo stadio, a noi che abbiamo fatto 800 km a vederlo in Ucraina anni fa, a noi appartiene il Napoli. Non è giusto quello che bisogna vedere, una squadra di campioni che sono tutti fuori classe, il Napoli è settimo, il Napoli ha fatto 7 punti in meno a un Inter che non è nessuno. Non è nessuno, perché? Perché il presidente, scusatemi, rompe i cosiddetti. Allora, o si fa da parte pure mediaticamente, perché un giocatore è normale che non va con la voglia esatta che ci vuole andare in campo con un presidente così. E allora sono pagati di meno rispetto agli altri campioni. Gli mette delle clausole sui contratti che sono incredibili, non sta in NBA, se lo mettesse chiaro in testa il presidente. Se no vende e non ci rompe più a noi, perché le uscite che fa sono... La causa per il comportamento dei giocatori in campo, che non danno tutto, perché quel presidente nemmeno a me verrebbe la voglia di lavorare, questo è tutto. Che poi la parte, il 10% dei giocatori che rifiutano il ritiro, ci volesse nei buffi, scusate, perché sinceramente questo è tutto. E io ti lascio con sempre forza Napoli, ovunque e comunque. Fine in Ucraina. Sì, ma lo seguiamo in Serie C, stavamo piangendo quando è fallito fuori al tribunale, che era un bambino. Speriamo che si riprenda allora. Sicuramente. E comunque forza Napoli. Un'opinione al volo, grande, come ha visto delusione, la grande sì. Delusione, ragazzi, veramente non ce la vogliono proprio mettere tutta, sono troppo ardentevoli, non ho capito che sta la succedendo. Soluzione quale potrebbe essere è la soluzione, in questo momento Ancelotti come lo vedi? Ancelotti lo vedo ancora benino, però i calciatori devono cercare di dare di più, perché quando si impegnano esce fuori il vero Napoli. Grazie. Nome? Enzo. Signor Enzo, che cosa ne pensa del Napoli? Vedo che oramai il giocattolo si è rotto, i giocatori non sono molto motivati, non c'è molta determinazione, i giocatori fuori ruolo, non c'è mai una squadra magari standard, si prendono le partite sotto gamba. A me mi dispiace che la povera gente va a vedere la partita allo stadio, che magari qualcuno c'ha nemmeno i soldi per mettere da parte, magari fa i sacrifici per andare per la partita, che poi è uno stress e poi non hanno nemmeno le loro gratitudine, diciamo così. Come hai visto il Napoli oggi? Una chiavaca proprio, non sa proprio giocare più. Nome? Jenny di Virgilio. Secondo lei che cosa sta accadendo al Napoli? Ma guarda, è un momento un po' particolare sia per lo spogliatoio che per i giocatori. Ovviamente il presidente è stato pugno fermo a fare quello che ha fatto, però speriamo che questa fase particolare passi e la squadra riesce di nuovo ad alzare la testa e a giocare bene. Non dovevamo perdere ieri contro il Bologna? No, assolutamente no, è assurdo quello che è successo. Però noi siamo tifosi, crediamo nella maglia e speriamo che il Napoli continui di nuovo a battagliare. L'impressione che avete avuto è che i giocatori ci tengono come ci tiene il tifoso alla maglia? Sì, vabbè, ma il tifoso e il giocatore sono comunque due prospetti completamente diversi. Loro però sono professionisti e devono comportarsi da professionisti e giocare. Noi siamo tifosi e ci crediamo. Io però la lascio con sempre forza. Forza Napoli, sempre. Come hai visto tu invece Napoli? Purtroppo questo campionato
è il peggiore della squadra e non possiamo farci niente. Speriamo in una ripresa del Napoli verso, non lo so, le ultime partite, però è la vita difficile, diciamo, le prestazioni sono delle peggiori del Napoli. Grazie. Angelo di Leia Napolo! Come hai visto il Napoli oggi? Male. Male, nel primo tempo bene, però le solite defianze in difesa. Insomma, ci ha capito anche poco Ancelotti con il secondo, con il cambio di Elmas. L'unico che faceva schermo si è consegnato proprio al Bologna. La soluzione quale potrebbe essere? Non lo so proprio, c'è troppa sfiducia. Non capisco neanche come sia possibile quello che abbiamo fatto con Liverpool, che poi è stata una conferma. 2-2, però non lo so. Come hai visto il Napoli? Come hai visto? Beh, forza Napoli, sempre forza Napoli, comunque a prescindere dal risultato, Napoli siamo, non si discute. Niente, è una partita strana stasera, molto strana. Non si è capito veramente questa non sconfitta. Non ci sono parole. Non ci sono parole perché questa sconfitta è un po' strana per come è venuta, qualche errore difensivo, vabbè, comunque il Napoli deve andare avanti, il campionato continua. Pensiamo alla Champions. Tutto nero visto oggi. Oggi, ma tutto nero proprio no, perché qualche occasione l'abbiamo avuta, qualche occasione mancata, tipo Mertens, quella palla in movimento, diciamo era come era un rigore in movimento, e l'ha mancata. E loro hanno fatto gol in contropiede, la difesa è stata un po' sguarnita, e loro hanno fatto il secondo, sì, prima che il secondo si sono persi il calciatore. Il calcio è fatto di episodi, loro hanno avuto due episodi. E hanno segnato, noi più di uno e non abbiamo segnato. È un po' di tempo a questa parte che ci viene un po' storta, ecco, un po' di sfortuna. Tutto storto. Vabbè, speriamo con la speranza che... Sempre e solo Forza Napoli. Sempre, sempre e solo Forza Napoli. Napoli siamo e non si discute, è una fede. Grazie a voi, buonasera. Nome? Mariano. Mariano, mentre stai facendo le cartelle per la tombola, che numero attribuiresti ora al Napoli? 44. Non ci dire cosa significa, la gente a casa deve scoprire il 44 cos'è. Come hai visto il Napoli stasera? Ma non tanto bene, non benissimo, soprattutto dopo il 2-1, l'1-1 del Bologna. Non Napoli è abbastanza spento, no? Sì, molto, molto, molto. Dopo l'1-1, 0-0, ho visto poche occasioni, poca reazione da parte del Napoli, pochissima. Soprattutto dopo l'1-1, ripeto. La soluzione quale potrebbe essere? La soluzione magari la sapessi la tifosa del Napoli. Forse tanti parlano di Ancelotti, secondo te la soluzione potrebbe essere l'esonero di Ancelotti? Se ha la squadra contro a questo punto, sì, purtroppo. Quindi ti aspetti decisioni drastiche in settimana? Probabilmente, spero non in un ulteriore ritiro, sennò si crea ancora più caos. È vero, è vero. Però qualche soluzione bisogna prendere, perché sono tanti punti ora di distacco, soprattutto non dal primo e dal secondo posto, quanto dalla zona Champions a questo punto. Sì. E noi diciamo ai nostri telespettatori di cliccare sulla pagina Forza Napoli on the road, mettete mi piace su Instagram e su Facebook, troverete tutte queste interviste e che dire, un attimino di pubblicità. Rifatti gli occhi. Ottica del Giudice dal 1950 garantisce controlli gratuiti in sede, lenti a contatto di tutti i tipi e riparazioni istantanee gratuite. Dottor Aurelio del Giudice, Piazza Garibaldi 38, San Giuseppe Vesuviano. Telefono 081 8283 153. Non affidarti al primo che capita. Vieni da Ottica del Giudice. Sulla donna tu stava fa, è la vera specialità, e anche un donna di riaccata.
Chi l'ha detto che ci si deve far belli solo d'estate? Con Beauty Line hai la garanzia di essere sempre al top. Centro specializzato in make-up, nail center, trattamenti viso-corpo, depilazione con laser a diodo, trucco semipermanente ed estetica per essere sempre in forma 365 giorni l'anno e con poco sforzo. Beauty Line, via Zabatta 35, Ottaviano. La bellezza sotto casa tua. Sulla donna tu sapevi fa, è la vera specialità, e a tu donna te li accatta. Eurocar, una garanzia in fatto di auto. Rivenditore auto plurimarche nuove ed usate, veicoli commerciali ed aziendali con finanziamenti personalizzati. E inoltre installazione antifurti, impianti GPL, servizi assicurativi. Eurocar è aperto tutti i giorni in via Sarno 218. Scopri le nostre offerte mensili. Per saperne di più, www.eurocarautoveicoli.it. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Allora, come hai visto il Napoli, dai, questa sera? Ma io stasera sono venuto a portare questo ragazzo per la prima volta allo stadio. Addirittura, come ti chiami? Come ti chiami? Francesco Maria. Francesco, non è questo il Napoli, eh? Lo sai? Da Ostia, oltretutto, poverino. Da Ostia, vieni. Sì. E oggi ho visto sofferenza dei calciatori. Cioè, due gol annullati, sono stati molto brutti, ma secondo me la colpa è tutta di Ancelotti. Paga troppo i giocatori. Quindi secondo te la soluzione? Cambiare allenatore, cambiare. Oppure cambiare, cioè comprare, fare altri acquisti, però campioni veri. Tuo figlio? No, è mio nipotino, il figlio di mia sorella. Mi dispiace, l'ho portato. È grande, competente. Guarda, ha parlato meglio lui che tanti altri tifosi. Sì. sì, c'è rimasto. Tu come la vedi invece? Lo vedo deluso, effettivamente. Io la vedo che è un po' come lui, sì, che il problema è, secondo me, la dirigenza, l'allenatore, cioè. Sì, non mi aspettavo che Ancelotti facesse sto disastro. Mi aspettavo. Non me l'aspettavo, ecco, insomma. Vabbè. E noi diciamo sempre solo forza? Napoli. Nome? Patrizio. Signor Patrizio, che cosa ne pensa di quello che sta accadendo a Napoli? Era una cosa che prima o poi doveva accadere per forza. Sono troppi anni, troppi. Io non vado allo stadio da quando Aulero De Laurentiis è il presidente del Napoli. Troppi anni che non si vince niente e si poteva vincere. Perché? Perché il presidente non vuole spendere. Ha fatto tante promesse, a gennaio compreremo i giocatori, siamo in classifica, vinceremo, non ha comprato nessuno, ha venduto giocatori e scudetti che potevano essere nostri non sono stati vinti. Ma viene l'Inter, Tomatome e vince lo scudetto. Ok? E noi secondi da sempre. In Champions League, tutta un'altra storia, è un fatto di orgoglio personale. I giocatori hanno dimostrato in Champions League che se vogliono giocano e sanno pure giocare a pallone. È protesta, hanno fatto per me, è sbagliato ma fanno bene, tanto lo stesso non si vince niente, mo arriviamo sesti o arriviamo secondi, a noi la vita non ce la cambia, va bene? Però sempre forza? Sempre forza Napoli, quella è una cosa che ce l'abbiamo nel cuore, non si fa, non si può mai cambiare questa cosa. Noi siamo napoletani, siamo tifosi veri, però sorriso ci fa proprio veramente piacere oggi, perché abbiamo visto tutti i tifosi col muso. Ma infatti anche noi è la prima volta che vengo allo stadio. Addirittura. Sì, ero emozionata. Ero molto emozionata di vedere il Napoli. Non è questo il Napoli, signora, glielo assicuro. Il primo tempo non c'era male, secondo tempo siamo rimasti delusi, oltretutto lui ha perso pure il portafoglio e abbiamo finalmente trovato. Ritrovato. Per fortuna sì. Almeno questo. Ok. Vabbè, comunque sempre forza. Bruttissimi ricordi, quindi, di questa serata. No, è stata una bellissima esperienza perché sono entrata negli spogliatoi, ho visionato tutto, sì, sono andata in campo, nella postazione dove si mettono i giocatori, quindi è stata un'esperienza bella, però allo stesso tempo un po' deludente. Vabbè, però comunque forza Napoli sempre. Cioè, lei come ha visto Napoli? Giusto? No, molto. Diciamo che l'abbiamo visto bene per quello che noi possiamo dire, perché non siamo dei grossi esperti, però diciamo che ci siamo comunque, abbiamo passato una bella giornata in Napoli, comunque forza Napoli, comunque vada. Nome? Costantino. Costantino, secondo te che cosa sta accadendo a Napoli?
proprio questo dobbiamo scoprire, quello che è successo, perché noi i tifosi del Napoli non ci riusciamo a dare una spiegazione. Però noi dovremmo sapere la verità, cioè ce lo meritiamo, suppongo. Ma sicuramente, ma la cosa più che diciamo strana, che in Champions facciamo bene, in campionato no. Ma la verità uscirà a galla. Una cosa posso dire, che secondo me Ancelotti sicuramente è un grandissimo allenatore, ma a Napoli è ora di finirla. Pure se sono del pensiero che il primo che deve andare via da Napoli è il presidente del Napoli, deve proprio scomparire da Napoli. Però sempre forza Napoli, ma questo sempre forza Napoli che a noi tifosi del Napoli ci fa sbagliare, perché comunque io parlo per me stesso, tutte le domeniche farei zero spettatori allo Stato San Paolo, perché tutto questo fino a quando non succede, purtroppo quel pappone del presidente, così lo devo chiamare, non cambierà mai idea del Napoli. E lui non è un tifoso del Napoli, lui è un romanista, punto, e basta. Come hai visto il Napoli? Male, non mi piace questo Napoli, deve cambiare rotta, perché sennò davvero finiamo in retrocessione. Secondo te la soluzione quale potrebbe essere, dai? Cambiare mentalità. Nome? Allora, il nome mio, Nicola. Allora, il Napoli per me oramai si è rotto il giocattolo, non ci sta più né spogliatoio, non c'è più presidenza, non c'è più allenatore, oramai fanno quello che vogliono e credo che sia tutto dipeso dal rinnovo dei due giocatori, dal presidente che andò negli spogliatoi con il cartello siete una chiavica, dal fatto che non sono andati in ritiro. Allora, tutto questo è convulso in tutta questa situazione, perciò oramai noi non lo so che fine dobbiamo fare. Vabbè. Dobbiamo continuare a tifare, secondo lei? Sempre, perché noi siamo napoletani e tifiamo per il Napoli, che poi quello che viene, viene. Ce lo prendiamo. Bravo. È una partita senza opinioni. Esprimere un'opinione su un mistero. Qualcosa che parla di trascende mistero, le capacità dell'uomo. Sì, signor, sì. Una squadra che poteva fare tutt'altro campionato, che in così evidente crisi, comprenderne i motivi è problema tutt'altro che semplice. Certo, sembrerebbe una squadra allo smanto, senza idee, senza forza, senza gambe, senza fiato, senza voglia. Senza... Forse gamba c'è anche, si vedeva voglia, ma non c'erano idee. Esatto. Quindi, secondo lei, non essendoci idee, la soluzione quale potrebbe essere? Se fosse possibile dare idee a chi non ne ha attraverso un'iniezione, e non lo so che cosa sta succedendo. Certo, certo, continuare così significherebbe andare allo sbando, quindi... Ma già siamo allo sbando. E questa era l'occasione per trarsene fuori, sì. E per dimostrare di voler finalmente invertire rotta dopo la partita con il Liverpool. Invece siamo ritornati al pianto solito in campionato. Nome? Lino. Lino, che cosa ne pensi del Napoli? Sta andando male. Dobbiamo schierare le formazioni e dobbiamo comprare altri giocatori. Ci vediamo giù. E secondo te Ancelotti che deve fare? Deve andare. Già Callejon e Ancelotti se ne vanno a gennaio. Poi direi che deve comprarsi altri giocatori. E invece De Laurentiis come lo vedi? Non lo so, deve acquistare, sì, è normale. Stiamo andando male questo girone. Stiamo andando meglio in Champions che... Però sempre forza Napoli. Forza Napoli, sempre forza Napoli. Come ha visto il Napoli? Come ha visto il Napoli? No... Non mi è proprio piaciuto e siamo troppo dispiaciuti. Speriamo che cambi qualcosa, che De Laurentiis prenda delle decisioni abbastanza importanti, sennò penso che non finirà bene questo campionato per noi. Ieri in campo secondo te chi è stato? Non ti saprei dire, guarda, mi è piaciuto un po' Mertens quando è entrato al secondo tempo, però il tempo a sua disposizione era troppo poco. Quindi, Insigne non ti è piaciuto? Insigne sì, un pochettino, forse...
si è un po' distinto dagli altri. Poi per il resto ci hanno deluso tutti quanti. Quale potrebbe essere la soluzione secondo te per risollevare il nostro Napoli? Dite la verità, non saprei. Secondo me cambio di allenatore. Anche se dite la verità, a me Ancelotti piace, però a questo punto dobbiamo cambiare allenatore. Allenatore per motivare di più i giocatori, per essere più motivati, perché i giocatori entrano in campo senza motivazione. E questa è la cosa più importante per me. Invece tu dicevi? Secondo allora, te? È una delusione enorme portare i bambini allo stadio e vedere il Napoli perdere in casa con il Bologna, è una vergogna. Eravamo fiduciosi dopo la bella prestazione con Liverpool, purtroppo siamo rimasti delusi tanto. Adesso ci vuole qualcosa, ci vuole un cambiamento, anche se a me dispiace fare queste cose in corso della stagione, però secondo me qualche sterzata ci vuole, altrimenti è impossibile vedere il Napoli in questa classifica. È una vergogna anche per noi tifosi. Ti aspetti qualche decisione drastica in settimana del presidente? Oppure? Io me lo auguro, non me lo aspetto, però me lo auguro. Mi dispiace che parli l'allenatore, perché comunque siamo affezionati al mister, però purtroppo non possono parlare tutti i calciatori. Quindi speriamo che si fa questa cosa, almeno cerchiamo di recuperare un bollettino di terreno che stiamo perdendo. Effettivamente qua si rischia tanto, Si rischia non è solo non andare in Champions, ma si rischia tantissimo. Un'intera stagione, tantissimo. Mai visto, non ricordo da quanti anni Napoli non stava a questo punto. Sono una quindicina d'anni. Veramente è dura. Dicevi, vieni qua. Quanti anni hai tu? Io ho 12. 12 anni, quindi tu non hai mai visto un Napoli quando così. Sono nato, io ho 12 chiaro. Anni, non ho mai visto una partenza del Napoli così brutta. Assolutamente sì. Quindi tu sei abituato a tutt'altro, no? Quindi vieni spesso allo stadio? Non vengo sempre, però mi piace venire. Però vogliamo finire con Forza Napoli. Forza Napoli. Sempre solo Forza Napoli. Sempre solo Forza Napoli. Come hai visto il Napoli oggi? Male. La nostra speranza quale potrebbe essere adesso? Non ci sta speranza. Vedi una soluzione o tutto nero? Tutto nero. Via Ancelotti, non c'è un gioco, non c'è niente. Cioè non abbiamo proprio giocato, abbiamo fatto... Merito un ritiro, no? Che hanno abbandonato il ritiro. Dovrebbe starci tutta la stagione il ritiro praticamente. Secondo te la soluzione non c'è in questo momento? No, ma quale potrebbe essere? Una delusione totale, cioè non lo so, non c'è proprio, non hanno proprio, a parte giocato, non ci hanno messo proprio neanche niente fisicamente, mentalmente. L'hai visti proprio spenti? Sì, spenti. Non vedi soluzione, ti vedo proprio delusissimo. Delusi, veniamo da Latina. Tu come hai visto? Da Latina addirittura. E quindi come hai visto il Napoli la oggi? La prima partita che hai visto del Napoli? No, è la prima che perde. La prima che perde. Quindi non è questo il Napoli, Ricorda, non è questo il Napoli, Sempre e solo forza Napoli. Io vengo da Bologna. Mi sinceramente, sono tifoso del Bologna. Sono tifoso del Napoli. Ah, del Napoli. Sono rammaricato. Non ho mai visto giocare la squadra in questa maniera. Io non so cosa succede. Se loro decideranno che tengono più alla Champions. Però che lo dicano, perché farci venire allo stadio, questa è una sofferenza. Quale potrebbe essere la soluzione secondo lei? La soluzione è, in questo momento. Non lo so in questo momento, se c'è Carlo Ancelotti che è un mister eccellente, chiaramente i ragazzi li conosce lui più di noi, però vedere anche Mertens che tira quella palla fuori in aria, sinceramente noi che giochiamo penso che lo potremmo fare noi quel gol, anche se noi non siamo dei professionisti, ma a quel livello lì mai visto una squadra giocare in questa maniera. Mi dispiace perché abbiamo un allenatore veramente all'altezza, ma ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Ieri in campo secondo lei chi è stato? Direi mi è piaciuto anche Lorenzo Insigne, devo dire oggi, molto Manolas, ma... anche Ruiz è stato bravo nel primo tempo, però non ho capito, senz'altro la mancanza di Allan in questa squadra è fondamentale. Sì, e di dietro c'è stata proprio la mancanza. Il centrocampo senza Allan si sente tantissimo. Sì. Finiamo con un Forza Napoli. Direi il cuore, il sangue, il corpo è sempre azzurro. E speriamo di riprendersi quanto prima e sono sicuro che la forza del tifoso porta anche alla squadra questo entusiasmo.
Che dire, sentire un tifoso di Bologna che parla in questi termini, signori, è tanto dire, eh. Quindi c'è veramente passione, tanta tanta voglia di rivedere il Napoli dei vecchi tempi. Però a questo punto vi lasciamo con un pezzettino di pubblicità, è sempre solo forza. Forza Napoli, sempre, 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 in qualsiasi momento. Sulla donna tu stava fa, è la vera specialità, e ha due donne di riaccata. Domea, con oltre 20 anni di esperienza, propone prodotti per l'edilizia e infissi di qualità. Lo staff tecnico commerciale di Domea vi accompagnerà nella scelta della migliore soluzione per le vostre esigenze, anche con finanziamenti a tasso zero. Contattaci per una consulenza gratuita allo 081 338 5774. Vieni a trovarci in via San Leonardo 22, a San Giuseppe Vesuviano. Sulla donna tu stava fa, è la vera specialità, e ha due donne da riaccata. Misco SRL, fondata da Michele Scotto D'Antuono, è una realtà leader nel settore della nautica da diporto e non solo. Siamo infatti in grado di fornire motori marini completi o componenti per una prima installazione o sostituzione dell'usato su qualsiasi tipo di imbarcazione. Misco SRL a Pozzuoli, in via Nicola Fasano 72. Misco SRL, componenti nuovi ed efficienti per la tua imbarcazione. Sulla donna tu stava fa, è la vera specialità, e ha due donne da riaccata. Qual è il tuo desiderio? Desidero solo le fragoline Desiree. www.liquaridesiree.it. Liquari Desiree, il meglio che c'è. La normalità, 15 minuti di celebrità. Con questa voce qua. Flavio. Signor Flavio, che cosa sta accadendo a Napoli secondo lei? Mamma mia, non lo sappiamo, proprio dormono, si muovono più le calamite mie, credimi, che i giocatori in mezzo al campo. E secondo lei quindi è la causa, è dell'allenatore, sono dei calciatori piuttosto? Perché se l'Inter, che è una banda di musica, sta al primo posto, loro che sono giocatori perdono apposta, cioè lo stanno facendo apposta contro il presidente e contro l'allenatore. E chi ci va per sotto? Noi, i tifosi, loro lo stipendio lo prendono lo stesso, multa, non multa, quello e quell'altro. Ma prendono il bonus di Champions e la multa l'hanno pagata così. Quelli che ci rimangono male siamo noi, ci fanno il sangue amaro, che passano tutti gli altri tifosi delle altre squadre e ci sfottono. E non è giusto. Non è giusto, ma ci sfottono noi all'altro. Anche perché comunque abbiamo una squadra di tutto rispetto. Secondo lei, attualmente, Lozano piuttosto che Mertens sono dei veri calciatori? Sono veri calciatori, quando vogliono. Se si impegnassero e se lo facessero, cioè la difesa dovrebbe essere fortissima, è il nostro punto debole. Cioè abbiamo comprato a Manolas per fare una, non sola, la muraglia cinese l'avevamo nominata all'inizio del mercato, invece stiamo già in abbonare Marabiol, ci stiamo piangendo tutti. Che fine qua che abbiamo fatto. brutta, però sempre forza Napoli. Guarda qua, è abbasso loro, vedi, questo è sempre il mio giocatore della Juve. Loro non parlano. Allora, io già dopo la partita con Liverpool ero abbastanza scettico. Una squadra male allenata, e questo è un dato lapalissiano, che gioca senza incontristi, che poi toglie nel corso d'opera Elmas, l'unico giocatore posizionale, per cercare un improbabile 4-2-4, già ci sono dei grandi problemi tattici, un eufemismo.
Altra cosa, i calciatori a Liverpool hanno incontrato un Liverpool che fisiologicamente ha giocato sotto ritmo. Chi segue la Premier lo capisce. Il Liverpool ha dato i due punti al Napoli. Il Napoli a Liverpool non ha fatto nulla di speciale. La vetrina europea avalla un po' di agonismo in più. Questo Napoli, e ho fatto la Serie C sul campo, questo è il Napoli più squallido visto negli ultimi 25 anni. E la colpa è in primis di Ancelotti e famiglia, in secundis i giocatori e in terza battuta l'imprenditore Aurelio De Laurentiis, che fino a prova contraria non ha fatto un malvagio calciomercato. Ancelotti te l'hai la Napoli, basta! Buonasera! La soluzione tecnico-tattica è l'esonero, ma l'esonero per non dire altro, di Ancelotti. Poi ricombattare non so come lo spogliatoio, che a questo punto è spezzato e subentrano, diciamo, problemi societari, e cercare di salvare il salvabile. Un nome ce l'ho: Gianluca Grava in panchina. Gente, i militanti che hanno fatto la Serie C per salvare il salvabile. Montervino, pazienza, non so. Questo profilo. E basta con questi allenatori come Benitez, come Ancelotti, che hanno vinto altrove queste bandiere rossonere. Noi vogliamo gente come Gianluca Grava, perché abbiamo vinto con Mazzari e Sarri. Basta. La pensa allo stesso modo? Benitez è stato l'unico signore a dimettersi. Ancelotti se ne deve andare e posate alle maglie. Quindi per voi la soluzione qual è? Ancelotti, Ancelotti. Ancelotti se ne deve andare a casa. Via, via Ancelotti, via. Via Ancelotti, via Ancelotti, va via. La pensa in questo modo tutti. Tutti per Ancelotti in questo momento. Vediamo poi. Le donne invece come la pensano? I giocatori sono spenti, c'è poco da fare. Sì. Quindi la soluzione quale potrebbe essere? Chiediamolo a chi? Non lo so, della Prentice a questo punto, sì, no? Sì. Troppo spenti. Grazie. Peccato. Come la pensa lei invece? È una squadra senza anima, ormai il campionato è compromesso. Quindi la soluzione quale potrebbe essere in questo momento? In questi casi l'allenatore, però ormai anche i giocatori non hanno più voglia. Sì, sembra che non facciano parte di questa squadra. Sì, hanno giocato proprio senza voglia, una squadra senza anima, ecco. Non si riesce a comprendere perché dovrebbero. Il giocattolo rotto, lo sanno loro. È uno schifo per Napoli, perché non meritiamo questo. C'è già tanta gente che non arriva a fine mese per Napoli. Ma il colpevole c'è sempre Insigne, da lui è cominciato il tutto. Ma pure che gioca bene, ormai. Oggi è stato forse il migliore in campo. Grinta oggi è stato il migliore in campo. Via Ancelotti. Lorenzo, poverino, a sinistra ha fatto figure di merda, ha visto, no? E come no? Quindi chi ha segnato il primo gol del Bologna? Olsen, che lui doveva marcare, che non sa marcare, non ha fatto un cross. Quindi la colpa? Di Ancelotti. Il mister che ha questa giornata di campionato non ha ancora trovato la squadra titolare, 8 su 11 almeno, niente, cambia sempre, proprio snatura il gioco dei calciatori e loro non si trovano mai, ecco, per questo motivo. Come potete vedere, Ancelotti è colui che ha messo... Però come Di Lorenzo l'ha ucciso, smettendolo in fuori ruolo, perché non potete giocare da quest'altro lato, ma dall'altro lato. Cambiando ruolo. Lei come la pensa? La pensa che Ancelotti, se ha dignità, si dovrebbe dimettere. Il Napoli non ha gioco, non ha schemi, mette i giocatori nei ruoli sbagliati. Perciò se ha dignità si dovrebbe dimettere. Ha ragione il signore, Ancelotti si deve dimettere. La dignità non c'è, vanno per denaro, per soldi. Non può dimettersi perché lui a Bayern, a Milano, dove è andato, nebbia. Invece qua lui sta seduto fuori al tavolino a Posillipo, il bicchiere di vino sul tavolino, si guarda il panorama, si guarda il Vesuvio, si guarda il mare, sta troppo bene. Il figlio Daviduccio gli sta facendo fare un po' di apprendistato. De Laurentiis va troppo bene così. E questo è. Peccato. Ce l'ha in famiglia. Peccato, sono solo un problema mio. C'è stato dove andare nei primi quattro. Perché per Aurelio, secondo, quarto posto alla grande. Solo questo è il piccolo problema. Come diceva Pistocchi, ottimo sarto, ma ha bisogno della migliore stoffa. Altrimenti non si va da nessuna parte. Sembra che la colpa è solamente di Ancelotti, da quello che vedo dei tifosi. Non è colpa esclusivamente di Ancelotti, però. Al di là di qualche dichiarazione errata che ha fatto, che poteva mantenersela per sé, perché se non vuoi dimostrare di essere in campo un grandissimo allenatore, perlomeno lo puoi fare dal microfono.
ma comunque dimostra di fare scelte troppo scellerate. La squadra ha bisogno di rodare per bene, ma ha bisogno anche di alcune conferme in determinate posizioni. Io difficilmente vedo la stessa formazione, parliamo di quasi 50 partite tra l'anno scorso e questo, quindi mi auguro che Ancelotti rifletta a casa sua e si dia da fare. Campionato ormai compromesso, secondo me anche il quarto posto si allontana. Al limite possiamo... Perdiamo un ulteriore punto con la Juventus. Al limite possiamo andare in Europa League, ma dobbiamo guardarci anche dal Parma. Non so neanche cosa abbia fatto oggi, ma ormai siamo ottavi. Il Parma ha perso con il Milan. Meno male. Sì. Grazie. Tu come la pensi invece? Sono molto deluso da questo Napoli perché ha giocato senza carattere e dico che non è solo colpa di Ancelotti, perché possiamo vedere anche che i giocatori hanno fatto molti errori. Hanno giocato senza spirito, hanno giocato così per... Senza voglia. Senza voglia, hanno giocato così per giocare. Però lo diciamo sempre un Forza Napoli. Sei sì. Sempre tifoso del Napoli. Sì, sì, certo, sì. Sempre ovviamente. Solo Forza Napoli! Ci dicono che non è bueno, anche loro... Non da... bueno, no. No bueno. No bueno. Maradona, ok. Sì, Maradona è Napoli, sì, è bene. È bellissimo il football. Però di qua non va bene. Non stiamo giocando bene. Sì, non stiamo giocando bene. Ieri il risultato del 2-1 contro di Bologna sta complicato. Sì. Grazie. Alto tifoso del Napoli, dai, hai visto il Napoli? Buonasera a tutti. Buonasera. Quanti. Noi arriviamo dalla Sardegna e la delusione è tanta, raga. La squadra non sta girando come dovrebbe girare e secondo la mia opinione da tifoso bisognerebbe un pochettino rimodulare tutto il gioco che c'è, secondo me. Perché che parte della Sardegna vieni? Da Sassari, noi siamo del club di Sassari. Ah, siamo. Del club di Sassari. Sì, è una delusione, con permessi, che macino chilometri, sì. Assolutamente sì. Però ovunque, è sempre Forza Napoli. Quale potrebbe essere la soluzione secondo te? Secondo la mia opinione? Sì. Una soluzione potrebbe essere... cercare di far giocare qualche giocatore che prima giocava sempre come titolare e metterlo subito dall'inizio. Perché esempio? Esempio? Mertens, un esempio proprio lampante è Mertens. Però comunque è sempre Forza Napoli. Sempre solo Forza Napoli. Sì. Nome? Peppe. Peppe, secondo te che cosa è accaduto a Napoli? Io penso che dopo l'impresa dell'anno scorso, quindi confermare un secondo posto, quest'anno non ci sia più l'unione nello spogliatoio, manca un po' di amalgama. Forse i calciatori quando giocano in Champions, magari per interesse personale, danno il massimo, però sanno che probabilmente per tanti è l'ultimo anno, quindi in campionato non si impegnano più di tanto, non gradiscono l'allenatore. Credo. E quindi secondo te se c'è una causa va attribuita ai calciatori, come stavi dicendo, piuttosto che all'allenatore o addirittura al presidente? Per me, io di solito valuto una società in base all'organigramma. Il Napoli non ce l'ha, manca un direttore generale, manca un buon direttore tecnico che sia un po' la figura che possa parlare prima col direttore generale e poi il direttore generale col presidente. Per me il presidente non deve parlare mai, anche per incutere timore quando poi sarà, cioè se dovesse poi essere il momento di parlare, una cosa che parla sempre, una cosa che poi parli solo nelle occasioni giuste, quindi il primo problema è la società, poi l'allenatore, i calciatori, i tifosi, la città, è colpa di tutti. Diciamo che doveva parlare il campo in questo caso, soprattutto contro il Bologna, invece? E invece è storia recente, si perde. Vabbè, però sono fiducioso. Almeno il quarto posto come obiettivo io penso sia raggiungibile ancora, se vogliono. Quindi sempre forza? Sempre Forza Napoli, sempre. Forza Napoli! Nome? Ciro. Signor Ciro, secondo lei che cosa sta accadendo a Napoli? Bah, non è che è molto facile rispondere a questa domanda, perché penso non lo sanno neanche gli addetti ai lavori. Io posso immaginare che Ancelotti, a cui io tanto credevo, pensavo veramente che poteva essere qualcosa di importante per Napoli, probabilmente non è abituato ad allenare giocatori di questa caratura. Probabilmente lui, che ha un palmares importante, ha allenato sempre dei fuoriclassi, dei famosi top player, come si dice adesso, dove il suo lavoro veniva, rendeva di più.
avendo a che fare con dei giocatori tra virgolette normali e qualche buon giocatore, probabilmente i risultati non sono gli stessi, non ha dato gli stessi risultati. E secondo lei invece, come mai in campionato facciamo quello che facciamo e invece in Champions riusciamo comunque ad aggrapparci e a dare dei risultati un po' più soddisfacenti? Ma in Champions solo con Liverpool, perché se poi pensiamo non abbiamo battuto il Genk in casa, che a quest'ora già eravamo diciamo così qualificati, non abbiamo battuto il Salzburgo qui da noi, voglio dire, con Liverpool probabilmente anche per come il Liverpool forse si sottovaluta un po', ci lascia giocare e noi forse giocando campo aperto rendiamo di più, dove abbiamo squadre come il Genoa, il Bologna, la Spal che si chiudono, non avendo un giocatore che è in mezzo a campo ragiona, abbiamo più difficoltà a scardinare le difese avversarie e poi prendiamo contropiede e perdiamo le partite. Ma secondo lei il ruolo più importante che oggi a noi manca qual è? Sicuramente il regista, il Jorginho della situazione probabilmente. Quello è il ruolo in cui il Napoli non ha fatto fronte, non ha acquistato con la partenza di Jorginho, probabilmente lì manca, perché vediamo spesso che si buttano queste palle davanti e noi non eravamo abituati che si impostava il gioco dalla difesa, dal portiere per poi arrivare per vie per terra, invece adesso buttiamo questi lanci avanti e che non danno nessun frutto. Io però la lascio, la ringrazio con sempre forza. Sempre forza Napoli. Certo, tifoso del Napoli, sconfortato certo. Tantissimo. Ecco. Certamente. Ha visto la partita sicuramente? Sì, no, l'ho vista mezzo seduto e mezzo in piedi, quindi. E come ha visto questo Napoli? Confusionario, senza idee, senza uno schema, non avevano giocatori fuori loro alcuni, tra cui Marchisimovic sulla sinistra, sulla destra che non. Niente, spero che si possa ritornare a essere una squadra di calcio con delle fondamenta che rispettino quelle che sono le aspettative dei tifosi, che abituati negli ultimi anni a questo stile, a questa classifica, adesso no, non va bene. Quindi tanti tifosi. Hanno parlato di esonero di Ancelotti, tu la pensi così? Ma io penso che lui non ha carisma per continuare a guidare questa squadra. Ci si aspettava così dal suo passato, ma non, si è verificato che non era così. Tante componenti sono state, un po' la sfortuna anche questa squadra ultimamente gira tutto male e quindi non gli ha permesso forse di cominciare un percorso giusto. Però sta di fatto che purtroppo o dai una scossa a questa realtà, e la scossa potrebbe essere o una delle sue dimissioni o se De Laurentiis si decide di esonerarlo, consapevole delle spese che andrà incontro. Eppure il Napoli stasera qualche occasione l'ha avuta comunque, la sua occasione ma se l'ha avuta, Zerischi, ma invece. Zerischi sbaglia, Insigne sbaglia, Mertens sbaglia. Il Bologna non ha rubato nulla, ha fatto la sua onesta partita e il Napoli, un Napoli confusionario. Troppe occasioni date al Bologna. Vabbè, Napoli troppe, troppo non dico troppe, però ma un Napoli senza idee. Il problema è che è un Napoli senza idee, sì. E quindi non ha avuto modo di ragionare come arrivare, come siamo stati abituati negli ultimi anni con questi schemi e tutto. La squadra si vedeva che aveva un metodo di gioco stabilito e tutti sapevano cosa fare. Oggi sembra che tutti giocano istintivamente senza sapere che devono fare, come lo devono fare. È un gioco istintivo, quindi prevale soltanto un po' la bravura dei giocatori, ma non nel contesto di una squadra. Non c'è questa armonia di squadra che come siamo stati abituati ad avere negli ultimi anni. E quindi questo è tutto ragazzi. Forza Napoli, sempre, fino alla morte. Perché non abbiamo un presidente che sta vicino alla squadra, è attaccato alla squadra. Il presidente è attaccato solo a qualche cosa e lo sa solo lui. Si fa parte dell'interesse. È vero che lui è un presidente, però deve dare anche campo libero ai giocatori. Deve essere più sciamante. Esatto. E allora se un presidente fa queste cose, i giocatori non fanno quelle che debbono fare, vengono pagati per l'amor di Dio, molti di quadrini, soldi buoni, però purtroppo non va. I tifosi si sono anche scocciati, come infatti lui se ne è accorto che i tifosi non va.
Però non fa nulla per rimediare, secondo lei? Ma non può fare nulla, perché adesso lui sta sotto controllo, perché deve rientrare la Champions League. Dopo questo lui può fare qualcosa. E lo sa che già se lui perde la Champions League, perde quasi 30-40 milioni di euro. Quindi sta puntando tutto su quello, secondo lei? Esatto. Non può cacciare a nessuno. Dopo si va a finire quello che deve fare. Dopo finita la Champions League, va. Allora vedremo quello che succede. Esatto. Verrai un'altra volta da me, io sto qua. Ok, va bene? Però la lascio con sempre forza. Sempre forza Napoli, ma che è? Come ha visto il Napoli? No good, no. No good. No good. Before good, ah. Yeah. When Maradona. That was the best time when Maradona was. Yeah, Napoli and Maradona, bene, bene. Anche tifosi stranieri provenienti da Danimarca, Inghilterra, è sempre solo forza Napoli, quindi è veramente un peccato vedere in questo momento questo Napoli che non ci dà soddisfazione, ma anche tifosi esteri. Abbiamo trovato bolognesi, abbiamo trovato inglesi, danesi, quindi che dire, forza Napoli. E ora vi lascio allo sfogo di Salvatore Manna, che ne ha tante, tante da dire. Buongiorno, buongiorno, ci rivediamo sempre con estremo piacere, anche se ho sempre più difficoltà a parlare di questo Napoli, nel senso che non so dove prendere il bando, veramente lo so, non ci vorrebbero delle ore però per spiegare un po' tutto. E siamo sempre più arrabbiati, sempre più delusi, ne avevamo accennato già nella scorsa edizione che questa partita con Bologna non sarebbe stata facile, come si è visto ovviamente, ma il problema non è quello, si può anche perdere. Però incominciamo, qua abbiamo le maglie del Napoli, come vedete, ce n'ho tante, nella storia, questa è di Mertens, questa poi era mio zio Mistone, Dolo Mistone, uno primo terzino fluidificante della storia, ma questo per dire che cosa? Per dire che secondo me veramente siamo arrivati a un punto di non ritorno. Veramente credo che ci sia bisogno di dire come stanno le cose, perché non si può mandare alla gogna questi ragazzi, questi giocatori che sono, poi parliamoci chiaro, sono dei ragazzini, forse anche pure un po' viziati, che gente che ha 25, 26, 27, 23, 30 guadagna tanti soldi, ma è giusto che sia così per il loro lavoro. Però cominciamo a dire le cose come stanno, perché io veramente sono momenti e sento e ascolto cose allucinanti. Qua abbiamo Ancelotti che dice la crisi azzurra è in discussione come tutti, però sono i giocatori, loro vanno in campo. Ho capito mister, ma chi li mette in campo questi giocatori, voglio dire? Non è che li metto io, o li mette il presidente che ha le sue coppe. I giocatori in campo li mette lei, quindi lei decide chi va in campo, decide il modulo, decide lo schema, decide chi mandare in tribuna, chi mandare in panchina, chi mandare in mezzo al campo. E questo va bene, però lei non solo sta facendo non male, malissimo dall'anno scorso, ma quando poi la cosa più grave è che ci prendete in giro tutti noi tifosi. Avete fatto una finta pace, cioè, ma c'è solo una tregua, ma forse giustamente doveva andare così. Però continuate a prenderci in giro, perché non è possibile che giocatori come Caillon, come Mertens, come Allan, voglio dire, non sanno più giocare a calcio, non giocano più, voglio dire. Ma credete che noi scendiamo dalla luna? È ovvio che c'è tutto un accordo tra lei e il presidente di silurare queste persone, questi giocatori, chiedo scusa, e di mandargli il pubblico addosso. Non è giusto che si prendano questi fischi, questi ragazzi, ma prendiamo l'esempio dell'allenamento a porte aperte che avete fatto fare lei e il presidente dopo una situazione del genere. È un allenamento che si annulla, non c'è niente da fare, si annulla, voglio dire, si rimanda, erano 4 anni che non lo facevamo, voglio dire, lo state facendo apposta. Lei mister ha preso i ragazzi, ha detto armateci, armiamoci e andate. Ha mandato i ragazzi allo sbaraglio, lei si è presentato in ritiro altrimenti c'era il rischio di essere esonerato, ha buttato i ragazzi in pasto al pubblico, come si dice a Napoli, lo ripeto ancora, ha buttato la padella e ha nascosto la manella, voglio dire, armiamoci e andate.
Ma non è così, mister, assolutamente non è così. Assolutamente non è così. Voglio dire, quindi stiamo continuando a prendere in giro i tifosi napoletani, il pubblico napoletano, giocatori fuori ruolo, Maximovic che gioca a destra, allucinante, mettiamo Llorente per far arrivare cross, ma chi glieli fa? Maximovic che gioca centrale, che hanno i piedi di piombo, che gioca a destra, o glieli fa Di Lorenzo che è un destro e gioca a sinistra, voglio dire, un centrocampo allucinante, voglio dire. Ma che cosa facciamo? Ma veramente ci crediamo che noi tifosi napoletani scendiamo dalla luna o ci crediamo ancora a queste sceneggiate che sta facendo lei e il presidente? Assolutamente no. Quindi mi auguro che il pubblico napoletano si svegli e che ci rispettiate e che ci facciamo rispettare. Io veramente lascerei il campo vuoto, veramente lascerei lo stadio vuoto. Giocate lei, gioca il presidente. E salviamo questi calciatori che veramente ci azzeccano poco e niente, e gente come Caglion, Mertens, Insigne che hanno dato l'anima, che oggi sono a costo zero per il Napoli, non si possono chiamare marchettari, Insigne non si può dire che cosa vuoi fare da grande, l'avete messo voi a fare il capitano, lei e la società. Veramente sta facendo un gioco sporco. Io mi auguro che il pubblico napoletano si svegli, che veramente vi lasci giocare con uno stadio vuoto a Napoli, di salvaguardare i giocatori e di rispettare tutto e tutti. A buon intenditore, poche parole. Sempre per noi, forza Napoli, ma da casa. Grazie, arrivederci, buon weekend. Da San Gregorio Armeno è tutto. Ora anche io vado a vedere due presepi. A te, Lino. Ed anche questa puntata è giunta al termine. Abbiamo sentito tanti, tanti tifosi, tanta, tanta amarezza. Effettivamente, vedere il Napoli perdere e continuare a perdere punti rispetto alla zona Champions ha portato veramente tanto, tanto sconforto nei tifosi. Che dire, non ci sono parole in questo momento, cercheremo solamente di riprenderci. La nostra verità però la dice sempre solo il nonno Peppe. Quindi ragazzi, buonanotte, adieu. Voi del mondo del pallone non riuscite a passare per bruciare, mamma mia. Oggi tutto so campione e di male poi to. La faccio la formazione, si è uscito il tuo figlio. Sono arrivata a convulsione, cavoli e pazze parlò.